lightsaber will make a fine addition to my collection. Tralasciando questa imbarazzante imitazione, quante volte vi è capitato di pronunciare questa celebre frase del generale Grievous, che nel corso degli anni è diventata anche e soprattutto un meme, e che ci parla di quella che è la più grande passione del generale dell'armata della Confederazione dei Sistemi Indipendenti, e cioè la collezione di spade laser che egli sottraeva ai Jedi con i quali si batteva e soprattutto che eliminava, e che teneva sia come cimeli che come armi da utilizzare con i suoi potenti arti robotici. E in questo video voglio parlarvi proprio di queste spade laser e dei loro possessori, poiché sono sicuro che vi sarete sempre chiesti a chi appartenessero le spade laser che egli aveva sottratto nel corso degli anni. E come sempre ve ne parlo dopo la sigla. In molte puntate della serie animata The Clone Wars vediamo il generale Grievous impossessarsi di tante spade laser, che però nella maggior parte dei casi vengono recuperate. Per esempio nella 2x09 vediamo il generale separatista ingaggiare un duello con il maestro Jedi Itkot, che viene successivamente imprigionato, e in questo caso quindi Grievous riesce a impossessarsi della sua spada laser a lama verde, che però il maestro Jedi riesce a recuperare dopo essersi liberato. Nella 1x010 invece due Jedi, e cioè il cavaliere Nadar Veb e il maestro Jedi Kit Fisto, riescono ad infiltrarsi all'interno del covo di Grievous. Quest'ultimo però riesce a sorprendere il cavaliere Jedi Veb, che lo affronta da solo, e proprio per mano del generale separatista il cavaliere Jedi di specie Mon Calamari viene eliminato e Grievous gli sottrae la spada laser, arma che però verrà poi recuperata dal suo ex maestro Kit Fisto, che come vi dicevo si trovava anch'egli all'interno del covo di Grievous e che successivamente nel finale riuscirà a fuggire. In quel luogo Kit Fisto vede anche la spada laser di Nebo, una maestra Jedi di specie rodiana. In altre occasioni, sempre durante la serie animata The Clone Wars, Grievous riesce a impossessarsi brevemente delle spade laser di Ahsoka o di Obi-Wan Kenobi, e in episodio 3 della spada laser di Anakin, che però vengono tutte prontamente recuperate poco dopo. Oltre a quelle che sono state le spade laser sottratte solo brevemente, Grievous ovviamente possedeva delle spade laser che aveva tenuto per sé. Andiamo quindi a vedere quelli che sono i pezzi pregiati della sua collezione. Nella guida Star Wars Lightsabers, A Guide to Weapons of the Force, Pablo Hidalgo ci rivela alcune delle spade laser più prestigiose facenti parte della sua collezione. In primis la spada laser appartenuta a Pablo Gil, maestro Jedi di specie Hongri, e quelle di Roron Korob e di Shakti, che egli riuscì a sottrarre ai due Jedi che erano stati inviati durante la battaglia di Coruscant a proteggere il cancelliere, che come sappiamo sarà poi rapito da Grievous e portato sull'Invisible Land. In un'altra guida, e cioè Star Wars Complete Vehicles, scopriamo che durante una battaglia delle Guerre dei Cloni, il generale Grievous eliminò il maestro Jedi Jaimar, sottraendogli la sua spada laser a lama verde. Infine, nel volume a fumetti L'età della Repubblica Nemici, nella storia riguardante proprio il generale Grievous, vediamo quest'ultimo eliminare due Jedi non identificati, una maestra di specie Mikian e il suo padawan umano. Dopo averli eliminati, il generale separatista si impossesserà delle loro spade laser. Queste per il momento sono le spade laser recuperate dal cyborg all'interno delle opere canoniche, ma siamo sicuri che nel corso del tempo, tramite nuove storie, ne scopriremo molte di più. Ovviamente in descrizione trovate i link all'acquisto di tutte le opere citate nel video. Ditemi nei commenti che ne pensate di questa collezione, soprattutto se conoscevate qualcuna di queste spade laser, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi.